Ciao a tutti, allora oggi voglio parlarvi di un argomento che a me interessa molto, che è l'ipertrofia muscolare, ovvero l'accrescimento della massa muscolare e dei tre tipi di stress a cui possiamo andare incontro con l'allenamento per riuscire ad aumentare la nostra massa muscolare. Io invece vi parlerò di un argomento che riguarda soprattutto le donne, ossia perché le donne con un'obesità di tipo ginoide e quindi la classica obesità a pera e non a mela hanno una maggiore difficoltà nel dimagrire. Gli stress sono tre. Abbiamo lo stress meccanico, che è a mio giudizio il più importante, abbiamo poi lo stress di tipo ormonale, che è il secondo, e in ultima analisi abbiamo lo stress metabolico, che è il meno importante a mio giudizio. Allora, parlo di tutti e tre. Lo stress meccanico è quello che viene dato al nostro sistema neuromuscolare utilizzando pesi alti. Quindi utilizzando un bel peso, un peso alto che sia oltre l'85% del carico massimale, riusciamo a stressare a livello meccanico la nostra articolazione. Questo è un dato che ci aiuterà proprio ad aumentare consistevolmente la massa muscolare. Il secondo tipo di stress è lo stress ormonale, ovvero riuscire a stressare il nostro sistema endocrino in maniera tale da far rilasciare alcuni ormoni importanti per l'accrescimento della massa muscolare. Ricordiamo i soliti ormone GH, testosterone, eccetera, che sicuramente si riesce ad avere uno stress di tipo ormonale forte utilizzando degli esercizi multiarticolari con carichi medio-alti. Per quanto riguarda invece l'ultimo stress, ovvero quello metabolico, il classico bruciore che sentiamo sul muscolo, quello che ci fa, che in gergo è quello che viene ritenuto un po' il più efficace, ovvero quando sentiamo il muscolo bruciare, il muscolo che arriva allo sfinimento, questo però risulta essere lo stress meno importante, deve esserci perché anche per un fattore diciamo psicologico sentiamo il muscolo che veramente ha lavorato ed è consistevolmente quello che ci aiuta ad abbassare il pH del nostro muscolo, del tessuto che sta lavorando e anch'esso ci aiuterà appunto ad aumentare la massa muscolare. Con alcuni tipi di allenamenti, ovviamente personalizzati, ovviamente studiati ad hoc, si riescono ad ottenere questi tre stress tutti in un solo allenamento per un risultato velocissimo. Vi invito quindi a contattarmi per sapere appunto come possiamo fare. Ah, vi dicevo precedentemente che parleremo della difficoltà che hanno le donne di tipo ginoide nel dimagrire. Perché? Perché ovviamente l'obesità di tipo ginoide è un'obesità ovviamente iperplastica, ossia è caratterizzata da un maggior numero di adipociti, è un'obesità preferibilmente di tipo periferico sottocutaneo, in cui c'è una scarsa sensibilità lipolitica e ovviamente la lipasi, che appunto deve promuovere il rilascio di grasso a livello gluteo femorale, ha un'azione minore addirittura di circa il 90% rispetto a quella degli adipociti addominali. Che cosa succede? Quindi che se la lipasi ha un'attività praticamente minore, ci sarà una minore sensibilità di alcuni ormoni importanti come ad esempio l'adrenalina, ci sarà appunto quindi una minore azione della lipasi, ormone sensibile, e ci sarà appunto una maggiore sensibilità all'azione ingrassante degli estrogeni e quindi questo determina una maggiore difficoltà nel dimagrimento delle donne. Quindi le donne ginoide, quindi con un'obesità a pera, devono pedalare molto molto di più nel processo di dimagrimento ed è fondamentale affiancare ad una corretta alimentazione una corretta attività fisica. Vi invitiamo a mettere mi piace ai nostri video, alla nostra pagina Facebook e a condividere e guardare i nostri video. Appuntamento a lunedì prossimo per un nuovo interessante video.